Restiamo in Campania perché domani è la giornata dedicata alle vittime innocenti delle mafie. Il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Casal di Principe per onorare la memoria di Don Giuseppe Viana. In diretta l'inviata Roberta Ferrari. Sì, ed è tutto pronto qui a Casal di Principe per la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ricorderà Don Peppe Diana, il parroco che con coraggio dall'altare di questa chiesa sfidò la camorra e venne ucciso dai casalesi. Il nostro racconto parte proprio da qui. Vediamo. Era il 19 marzo del 94, era un sabato mattina. Incrociammo questa persona che era entrata in chiesa. Entrò e disse: chi è Don Peppe di tutte e due? E Don Peppe disse: sono io. Questo tirò la pistola dalla cintura del pantalone e in rapida successione sparò quattro colpi. Venne ucciso così Don Peppe Diana, davanti all'altare dove pronunciava parole coraggiose contro la camorra. A colpirlo un sicario dei casalesi. Il primo miracolo avviene il 21 marzo al funerale di Don Diana e le case erano tutte con le lenzuola bianche. Fu questo il primo simbolo di un popolo che si ribella. Da quel momento della sua morte è nata un'aurora di vita. Lei domani incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa visita è una visita di un dolore condiviso, perché lui ha vissuto la stessa tragica morte del fratello. Dopo l'omicidio di Don Diana, nel fortino dei casalesi comincia la lenta rivoluzione. In questa strada, nel centro di Casal di Principe, sono molte le proprietà immobiliari, le attività, interi appartamenti sequestrati alla famiglia Schiavone, come questa serie di case che ora sono state assegnate ad una cooperativa sociale. Una speranza di riscatto che oggi passa anche attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Ho trovato persone con una voglia di riscatto. È in questa scuola che i ragazzi aspettano la visita del Presidente della Repubblica. Cosa dirà il Presidente della Repubblica? Ciò che è stato Casal di Principe è come siamo rinati. Il mio appello è alle istituzioni di darci ancora più forza.